È proprio io sul libro, quando l'ho letto, mi sono scritto bellissimo, perché è un concetto fantastico. Dover introdurre, dopo vi dico anche il libro, non vi preoccupate, mamma mia, come che assatanati di informazione questi grillini. Bellissimo. Allora, i debiti odiosi sono sostenuti e utilizzati per fini che, alla conoscenza dei creditori, sono in contrasto con gli interessi della nazione, non vanno ripagati. I creditori hanno commesso un atto ostile nei confronti del popolo. Non si può dunque obbligare una nazione truffata da un potere dispotico ad assumere i debiti odiosi, che altro non sono che i debiti personali di quel potere. Ma chi ci ha chiesto a noi che volevamo di fare sti prestiti? Quando voi chiedete un prestito, ve lo chiedono prima, sapete per cos'è? Se voglio avere un miglior sistema sanitario, un miglior sistema scolastico, io devo sapere come si vengono spesi i miei soldi. Quindi sono loro che devono dare conto a noi di come spendono i loro soldi, e non il contrario. I nostri soldi, ovviamente. Poi l'ultimo concetto e poi vi lascio. Qualcuno di voi si ricorda l'Argentina? Ve li ricordate in Argentina che ogni ora di pranzo a mezzogiorno andavano a sbattere con le padelle, le cucchiarelle in mezzo alla strada perché gli avevano chiuso le banche? Bene, sentite cosa ha detto la Kirchner quando è stata eletta presidente e quando il Fondo Monetario Internazionale, altra sovrastruttura, sovrameccanismo, mi dispiace non ho parlato del Consiglio Europeo, magari lo faremo in un'altra occasione, disse questo, preferisco avere un'inflazione altissima e spropositata se so che la disoccupazione dal 34% è scesa al 3,5%, che la povertà è diminuita del 55%, che il PIL viaggia di un più 8% annuo e che la produttività industriale è aumentata del 300%, che c'è lavoro in Argentina, c'è mercato per tutti e il mio popolo è molto, ma molto più felice di prima, piuttosto di avere un'inflazione al 3% come in Italia, dove c'è depressione, disperazione, avvilimento e l'esistenza delle persone non conta più. Noi dobbiamo fare il contrario. Ciao.